Thank you.
Fiora, riesci a fare una foto? Buon pomeriggio e benvenuti alla prima asta dedicata ai dipinti della stagione invernale. Oggi esiteremo i lotti 1-151, domani 152-272, dopodomani mercoledì 2 dicembre 273-416. Abbiamo concluso la tornata dei dipinti, la prima tornata dei dipinti. Ancora giovedì 3 dicembre lotto numero 417-546 sono le arti decorative, gli argenti e l'arte orientale. Riprenderemo le aste dei dipinti il giorno 14 di dicembre, per continuare il 15 un'asta solo dedicata alle sculture. Ancora il giorno 16 gli orologi, 17 e 18 i gioielli, quindi veramente un mese di dicembre molto denso di aste. Vi ricordo che noi ovviamente siamo aperti al pubblico, da oggi siamo aperti al pubblico, ancora domani, dopodomani aperti al pubblico e ancora il giorno successivo, il giorno 4 di dicembre faremo l'inaugurazione dell'asta dell'esposizione dell'asta del 14, 15, 16, 17, 18 dicembre. Quindi i dipinti, le sculture, gli orologi e i gioielli saranno visibili con la preview del giorno venerdì. Saremo aperti orario continuato dalle 9.30 alle ore 18.30. Quindi venite a trovarci, ovviamente dividetevi nel corso della giornata al pubblico, quindi dal giorno 4 di dicembre l'esposizione dell'asta successiva. Quindi dipinti, sculture, orologi e gioielli. Oggi invece esiteremo i dipinti fino al lotto numero 151. Abbiamo seguito un po' una cronologia, quindi iniziamo oggi con i dipinti più antichi per continuare domani e dopodomani moderni e contemporanei. Questa è la nostra rivista delle prossime aste, la dovreste aver ricevuta a casa, altrimenti potete venire con i 56. Vi ricordo che è possibile partecipare all'asta, quindi in presenza, ancora tramite il telefono, le offerte scritte oppure tramite il nostro sito internet per utenti registrati. Da venerdì 4 di dicembre ci sarà anche online il prossimo catalogo degli orologi e anche dei gioielli. Adesso diamo inizio a quest'asta, lotto numero 1, pittore anonimo San Giovanni Battista, è un disegno a sanguigna su carta, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 500 euro per Sant'Agostino Web, 500 Sant'Agostino Web. 500 Sant'Agostino Web, se non vedo altre offerte aggiudico a Sant'Agostino Web, 1212123 Sant'Agostino. Lotto numero 2, continuiamo con questi bei disegni su carta, in questo caso recto e verso, quindi il fronte e il retro, sono un nudo in posa, un ritratto virile in base d'asta, ancora da confermare al banco, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400, 400, conferma della base d'asta, 400. Lotto numero 3. Ancora un pittore anonimo, un ritratto virile, disegno a sanguigna su carta, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 400 euro da confermare al banco, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400, 400. Perfetto, allora vi aspetto e intanto vi ricordo che noi qui siamo in esposizione d'asta. Per l'asta sia questa di questi giorni, ovviamente per chi desidera vedere dei dipinti è ben accetto, ci può telefonare e così ha modo di vedere i dipinti che verranno esitati in questa settimana. Dal 4 invece saremo in esposizione per l'asta del 14, 15, 16 e 17 dicembre. Iniziare, grazie. Allora, lotto numero 3, pittore anonimo, volto virile, disegno a sanguigna su carta, 400 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400. Lotto numero 4, pittore anonimo, in questo caso nudo accademico, disegno a sanguigna su carta, era sempre la stessa collezione, 600 euro la base d'asta da confermare al banco, 600, il banco aspetta 600, conferma della base d'asta, 600. Successivo, lotto numero 5, il ritratto della Vergine, è un disegno a sanguigna su carta, viene messa in gara 150 euro, offerti 150 a Sant'Agostino, 150 per Sant'Agostino, se non vedo altre offerte aggiudico a 150 a Sant'Agostino, 1212123 Sant'Agostino. Lotto numero 6, ancora crocifissione tempera su rame, quindi è un ramino,
supporto e rame, ci sono delle cadute di colore in corrispondenza della testa del Cristo, ci sono dei restauri, 500 euro la base d'asta. I ramini sono molto molto rari, 500 la base d'asta, il banco aspetta la conferma di 500 euro, 500. Successivo, il lotto numero 7, pittore anonimo, Pietà, del XVII secolo, anche in questo caso è un olio su rame, 400 euro, la base d'asta confermata, 400, banco 400, per il banco 400, se non vedo altre offerte aggiudico al banco a 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 400. Lotto numero 8, pittore anonimo del XIX secolo, natività olio su tela, 800 euro, la base d'asta da confermare al banco, 800, il banco aspetta 800, conferma della base d'asta, 800. Lotto numero 9, pittore anonimo, Ips, Conterno Caputum, Tum, olio su lastra di metallo, 200 euro la base d'asta da confermare al banco, 200, il banco aspetta 200 la conferma della base d'asta, 200. Lotto numero 10, 200, sono arrivati su Sant'Agostino Web, 200 Sant'Agostino, 200, 200 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 200, Paola Sant'Agostino. Lotto numero 10, pittore anonimo, Madonna con Bambino e Santo, XIX secolo, olio sul tavoletto, 300, 350, 400, 450 per il banco ha 450, è mio, 500 telefono. 500 per il telefono, telefono 500, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono a 500, 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se volete sedere, lì ci sono. Lotto numero 11, pittore anonimo, San Luigi Gonzaga, adora il crocifisso, olio su tela, già collezione Edoardo Tabacchi, il famosissimo pittore scultore. 350 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 3,50, conferma della base d'asta, 3,50, 3,50, il banco aspetta 3,50, 3,50. Lotto numero 12. Nell'ambito di Tenier, il sogno fine XVII secolo viene messo in gara a base d'asta di 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 per offerta ricevuta al banco. Il banco ha 900, 900 per il banco, 950 banco, ancora 950 Sant'Agostino. 950 Sant'Agostino, 950 Sant'Agostino. 950, 1000 telefono? Telefono 1000? Non risponde. Scrivilo. 950, 950 Sant'Agostino, 950, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 950 Sant'Agostino. Successivo. Il lotto numero 13, nell'ambito di Giovanni Crivelli, cacciagione, volatili, degli uccelli, olio su tavoletta, 1.500 la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 1.500 conferma della base d'asta, 1.500, lotto numero 14. Pittore anonimo, paesaggio con quaglie, XVII secolo, olio su tela, 300 euro confermati al banco, 3,50 Sant'Agostino, Sant'Agostino 3,50, per Sant'Agostino 3,50, per Paola, Paola 3,50, se non vedo altre offerte aggiudico a 3,50, 400 Sant'Agostino, 400 Sant'Agostino, 400, 400 per il web, 400 Paola, se non vedo altre offerte aggiudico a 400 Paola, 450 Paola, Paola 450, battaglia Sant'Agostino web, 450, aspetto 500, 450, aspetto 500, 450, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 450, battuto, più veloci sul web siamo in tempo reale. Quindi più veloci. Lotto numero 15, pittore anonimo, paesaggio con lepri, XVII secolo, olio su tela, 300 per il banco, 3,50 Sant'Agostino, rilancio su Sant'Agostino, 3,50, 3,50 Sant'Agostino, 3,50, 400 Sant'Agostino, 400 Sant'Agostino, 400,
4,50 Sant'Agostino, 4,50 Sant'Agostino, 4,50, 4,50 Sant'Agostino, 500 Sant'Agostino, battaglia sul web, 500, 500, 500 Sant'Agostino, 500, 550 Sant'Agostino, 5,50 Paola, Paola 5,50, aspetto 600, se no giudico a 5,50, 600 per Paola, Paola 600, Paola 600, aspetto 6,50, 600 per Paola, Paola 600, 600, 600 per la prima, sto per battere, 600 per la seconda, 6,50, 6,50, 6,50 per Paola, rilancio. 700 per Paola, Paola 700 per Paola, 700 Paola, 700 Paola, per Paola 700, 700 Paola, 700, se non vedo altre offerte aggiudico a 700, sto per battere, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Paola 700, lotto numero 16. Pittore anonimo, interno di bottega, olio su tela applicata su tavoletta, 50, 100, 150, 200, 250, 300, il banco si ferma a 300, 350, telefono, telefono 350, telefono 350, 350, telefono 350 per la prima, 350 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 350, Valentina scrive a chi? Lotto numero 17, Pompeo Massani, scena d'osteria, olio su tela, 400 euro per il banco, il banco a 400, banco 400, per il banco 400, 400 banco, per il banco, se sta bene a tutti aggiudico al banco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 18, pittore anonimo 18 secolo, ritratto di dama, 500 euro, ancora libero, 500, Sant'Agostino web, web Sant'Agostino, 500, aspetto 5,50, 500 Paola, per Paola 500, 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 500 Paola. Lotto numero 19, pittore inglese dell'800, ritratto di gentildonna, 500 euro da confermare al banco, il banco aspetta 500, 500 conferma della base d'asta, 500, 500 conferma della base d'asta, 500, chi offre 500? Lotto numero 20, pittore anonimo ritratto in armi, olio su tela e rintelato, 50, 100, 150, 200, 250, Sant'Agostino. Per Sant'Agostino 250, Sant'Agostino, sito internet, 250, 250 per la prima, 250 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 250. 21, pittore anonimo, 18 secolo, ritratto virile, olio su tela, opera rintelata, 400, 450, 500 per il banco, banco 500 per il banco. 500 banco, 500, se non vedo altre offerte aggiudico a 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 500 battuto, più veloci. Lotto numero 22, Andrea Marchisio, ritratto di gentiluomo, bozzetto, olio su tavoletta, viene messo in gara 200, 250, 250, chi offre 300? Aspetto 300, Elena, 300? Elena? 300 per Elena, 300 Elena, 350, 350, aspetto 400, chi offre 400? 350 Valentina, per Valentina 350, Valentina 350, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 350 Valentina, ancora lotto numero 23, Levi Clemente Pugliese. Clemente Pugliese Levi, ritratto di gentiluomo 1935, ovale, olio su tela, 400 per il banco, banco 400, per il banco 400, banco 400, se non vedo altre offerte aggiudico al banco a 400, 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 400, banco, 24, pittore anonimo, paesaggio, china su carta, disegno verso e retto, quindi il fronte e il retro sono sta
stati disegnati 50 Sant'Agostino, 50 Sant'Agostino, 50, 50, 50 per la prima, per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Sant'Agostino, 25. Giuseppe Isola, Castello, matita su carta, 50 offerti, 50 offerti, 50, 50 banco, per il banco 50, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 26, Francesco Bosso, tecnica messa su carta, 300 euro per il banco, banco 300, per il banco 300, se non vedo altre offerte aggiudico al banco a 300, 300 per la prima, 300 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 27, ancora Francesco Bosso, Fatima altro atto 1, tecnica messa su carta, 300 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta la conferma della base d'asta, 300, 300, 300, 28, no, 300 arrivati, andiamo indietro, 300 per la prima, 300 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 300, 28, in questo caso Fatima atto 3, tecnica messa su carta, 300 euro la base d'asta da confermare al banco, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300, 300, 300, 300 Sant'Agostino Web, Web Sant'Agostino, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lotto numero 29, Finardo Pellegrini, la plata araba a Sevilla, Spagna, 1906, olio su tavoletta, 500 euro da confermare al banco, 500, 500, il banco aspetta la conferma della base d'asta di 500 euro, 500, aspetto 500, chi offre 500? Lotto numero 30. Pittore non identificato, paesaggio con piramidi, acquerello su carta, 150 euro, la base d'asta da confermare al banco, 150. Il banco aspetta la conferma della base d'asta di 150 euro, 150. Lotto numero 31. Sebastiano De Albertis, schizzi di cavalli e cavalieri, tempera su cartoncino, già collezione Edoardo Tabacchi. 3,50 la base d'asta da confermare al banco, 3,50 il banco aspetta 3,50, conferma della base d'asta, 3,50. Lotto numero 32. Enrico Reisand, scorcio di città, matita su carta, già galleria fogliato Torino, 150 euro la base d'asta da confermare al banco, 150. Ci sono dei bellissimi regali di Natale, 150, lotto numero 33, ancora Enrico Reisand, il golfo di Napoli con il Vesuvio, matita su carta, gioielleria fogliato, 150 euro, la base d'asta da confermare al banco, 150, 150, lotto numero 34, Giorgio Giacomo Favretto, bambino concesto, china su carta, 300 euro offerti al banco, 300 per il banco a 300, chi è che offre 350? 300 per il banco, banco 300, per il banco 300, banco, 300 banco, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Ancora il 35, Carlo Piacenza, paesaggio con chiesa, olio su cartoncino, opera firmata, 600 per il banco, banco 600 per il banco, banco 600 per il banco, 600 banco, banco 600, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto numero 36, Carlo Follini, paesaggio, olio su cartoncino, parere verbale favorevole di Marini sull'autenticità, 500, 550, 600, il banco a 600, chi offre 650? 600 per il banco, 600, 600, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 37,
Vittorio Bussolino, paesaggio 1881, olio su cartone, opera firmata 303,50. Per il banco 400, telefono 400 Elena, Elena 400. 400 Elena. 400, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono 400 12 12 12 3. 38. Andrea Tavernier, paesaggio con albero, pastelli su carta, viene messa in gara a 300 euro da offrire al banco. Il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300, 300, 39. Vittorio Cavalleri, torrente, carboncino e BH su carta, gioielleria d'arte fogliato, Torino, viene messo in gara a prezzo di base d'asta di 50 euro da confermare al banco. Vittorio Cavalleri, 50 euro, un bellissimo regalo di Natale. 50, 50. Lotto numero 40. Camillo Filippo Cabuti, Bosco, olio su cartone, viene messo in gara a 700 euro per il banco. Il banco a 700, aspetto 750, altrimenti aggiudico a 700. 700, 700 per la prima, 700 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Banco, 41. Guido Montezemolo, Monti sulla neve, olio su tavola, 800 euro, ancora da confermare al banco. Il banco aspetta 800, conferma della base d'asta, 800, 800. Lotto numero 42 di Giovanni Giani, chiesetta, olio su tavoletta, 600 euro da confermare al banco, 600, 600. Lotto numero 43, pittore non identificato, pecore, olio su tavola dalle grandi dimensioni, 250 per il banco, banco 250 per il banco. Banco 250, 250, 12, 12, 12, 3, banco. 44 di Vittorio Bussolino, coppia di paesaggi, sono degli acquerelli, già collezione Edoardo Tabacchi, 200 per il banco, banco 200 per il banco. Se non vedo altre offerte, aggiudico al banco a 200 euro, 200, 12, 12, 12, 3. Banco, lotto numero 45 di Giovanni Colmo, paesaggio lacustre, olio su cartone, 400 euro da confermare al banco, 400, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400. Lotto successivo, lotto numero 46, pittore piemontese dell'Ottocento, chierico alla processione, il fronte invece sul verso è un paesaggio lacustre. Già collezione Edoardo Tabacchi, 250 euro da confermare al banco, 250. Lotto numero 47. Giorgio Ferrandi, paesaggio, olio su tela, 500 euro da confermare al banco. Il banco aspetta 500, conferma della base d'asta, 500. Lotto numero 48, Ottorino Campagnari, pascolo nell'alta Val Venù, olio su tela, 500 euro, confermati al banco, 500, 500 per il banco a 500, 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 49 di Pietro Scoppetta, carrozza e figure sul parco innevato, olio su tavoletta, gioielleria leonardiana Alassio, viene messa in gara 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1100 Doriana, per Doriana 1100, aspetto 1200, 1100 Doriana, 1200 Fiola, 1200 Fiola, Fiola 1200, chi offre 1300, aspetto 1300, 1300 Doriana, aspetto 1400, chi offre 1400, 1400 per Valentina, 1400 Valentina, aspetto 1500, chi offre 1500, Fiola, aspetto 1600, 1500 Fiola, chi è che offre 1600, aspetto 1600, 1500 Fiola, 1600 Paola. Paola 1600, aspetto 1700, Fiola, Fiola 1700, aspetto 1800, chi offre 1800, 1700, Fiola,
Per Fiola 1007, 1008? 1008 Paola, aspetto 1009. 1008 Paola, aspetto 1009. 1008 Paola, 1009 Fiola. Per Fiola 1009, Fiola 1009. Per Fiola 1009, 2000 Paola, Paola 2000. 2000 Paola, aspetto 200. 2000 Paola, aspetto 200. 2000 per Paola, Paola 2000. 2000 per la prima, 2000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Paola 2000. Lotto numero 50, Pierantonio Gariazzo, Fondovalle, olio su cartoncino, 50 euro, la base d'asta ancora da confermare al banco, 50. Il banco aspetta la conferma della base d'asta di 50 euro, 50, 50. Lotto numero 51, 50, torniamo indietro. Ok, 50, eccoci qui, 50 euro per la prima, 50 euro per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3. Tua, per Paola. Lotto numero 51, Mario Cavalla, paesaggio, olio su tavoletta, 400 euro, la base d'asta da confermare al banco, 400, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400. 52. Giovanni Piumati, settembre a Colle San Giovanni, settembre 1884, olio su cartoncino, già galleria fogliato, 300 euro da confermare al banco, il banco aspetta 300, 300, conferma della base d'asta, 300, 300 arrivati, Sant'Agostino Web, 300, Sant'Agostino Web, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Successivo, il lotto numero 53, lotto di tre dipinti dei Genius, due di Lorenzo e uno di Eugenio, vengono messi in gara tutti e tre a 300 euro, 100 euro l'uno, questo qua è un regalo di Natale strepitoso, 300, 300, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300. Lotto numero 54, Scuola di Delleani, paesaggio dell'89, 1889, olio su tavoletta, 300 euro confermati al banco, 300 per il banco, banco 300, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 300. Lotto numero 55, Scuola di Delleani, donna in montagna del 92, 1892, importante rottura della tavola, come potete vedere, 200 euro per il banco, banco 200 per il banco. 200 banco, 200, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 56, Alfredo De Andrade, scorcio del Bormida, olio su tela, autentica della Galleria La Navicella, 700, 750 per il banco, 750, tuo, 750, abbiamo 750 offerte, aspetta, 800, 750 tuo, no? 800 tu devi fare, scusami Valentina, 800, hai ragione tu, 800 per Valentina, 800 Valentina, 800 per Valentina, Valentina 800, 1, 2, 1, 2, 3, Valentina 800. 57, attribuito ad Emilio Vassari, paesaggio della campagna toscana 1885, olio su tela, rintelato, 800 euro da confermare al banco. 800 da confermare al banco, il banco aspetta 800, conferma della base d'asta. Lotto numero 5, Giovanni Piumati, cantuccio collinare, olio su tavoletta, 700 euro da confermare al banco, 700, il banco aspetta 700, conferma della base d'asta, 700, 700, eccoli qui, 700 Sant'Agostino, 700, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino, lotto numero 59, Mario Albano, giorno di pioggia, Val San Martino, 1950. Olio su cartoncino, 50 euro, la base d'asta da confermare al banco, 50, il banco aspetta 50, conferma della base d'asta, 50. 50, arrivati, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 60.
Lotto numero 60, Mario Albano nel Biellese presso Pollone, settembre 1960, olio su tavoletta, 50 euro da confermare al banco, 50. Il banco aspetta 50, conferma della base d'asta, 50. Lotto numero 60, torniamo indietro, 60, 50 arrivati, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 50, 61, Mario Albano, paesaggio con neve, olio su cartoncino, anche in questo caso 50 euro offerti al banco, 50 banco, per il banco 50, 50 banco, 50, 1, 2, 1, 2, 100. Sant'Agostino 100, per Sant'Agostino 100, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 100, 62, Giovanni Gigli, paesaggio con neve e carretti, olio su cartoncino, 50, 100 per il banco ha 100 offerti, 100, 100, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 63, Ugo Geduzzi, balme, olio su cartone pressato, 800 euro offerti al banco, 800 banco, per il banco 800, 800 per la prima, 800, 8,50, Sant'Agostino Web, 8,50, Sant'Agostino, 900 al telefono, 900 al telefono, 900 per il telefono, se non vedo altre offerte aggiudico al telefono 900, 900 per la prima, 900, 950, Sant'Agostino Web, Sant'Agostino 950, aspetto 1000 al telefono, aspetto 1000 confermati al telefono, 1000 al telefono, aspetto 1100 da Sant'Agostino Web, 1000, 1000, sempre 1000, 1000 per il telefono, 1000 telefono, per il telefono 1000, scaricando, 1000, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3000 telefono. 64, Camillo Merlo, paesaggio innevato, 1927, 300 euro da confermare al banco, 300, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300, 300, 300, lotto numero 65, Vittorio Cavalleri, paesaggio canavesano, olio su tavoletta, 300 euro offerti al banco, banco 300, per il banco, banco 300, per il banco, 1, 2, 3, banco, 66, pittore non identificato, contadina con mucca, olio su cartone prestato, 50 e 100, il banco ha 200 offerti, 200 per il banco, banco 200, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Lotto numero 67 e sono galline di Giovanni Guarlotti, olio su cartoncino, 300 euro offerti al banco, 300 per il banco, banco 300, per il banco 300, 3,50, Sant'Agostino Web, 3,50 per Paola, Paola 3,50, 3,50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Paola. 68, sempre Giovanni Guarlotti, sempre delle galline, olio su cartone banco, 300, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300, 69, Giovanni Guarlotti, galline, olio su cartone pressato, 300 euro, anche in questo caso la richiesta, 300, 300, arrivati Sant'Agostino, 300 Sant'Agostino, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino, lotto numero 70, pittore anonimo del XIX secolo, paesaggio, olio su tela, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Sant'Agostino, 400 Sant'Agostino, 400, 400 Sant'Agostino, 400, 1, 2, 4,50 qui, Sant'Agostino, 4,50 Sant'Agostino, 4,50 per Sant'Agostino, Sant'Agostino 4,50, 4,50, 4,50 per Sant'Agostino, se non vedo altre offerte aggiudico a Sant'Agostino 4,50, 500 per Fiola, Fiola 500, 500 per Fiola, 5,50 Sant'Agostino,
5,50 Sant'Agostino. Sant'Agostino 5,50. Paola, 5,50 per la prima, 5,50 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tua, Paola. Successivo è il lotto numero 71, Eso Peluzzi. Estate, olio su tavoletta, viene messo già atelier del pittore, etichetta retro, 500 euro da confermare al banco. 500. 500, il banco aspetta 500, conferma della base d'asta. 500. 8 numero 72, Eso Peluzzi, Montechiaro, 1945, olio su cartoncino, 350 euro da confermare al banco. 350. 73. Eso Peluzzi, composizione per un liutaio, 1980, olio su tavoletta, 800, 850, 900. Valentina, 950, Sant'Agostino. 9,50 a Sant'Agostino, 1000 Valentina, aspetto 1100. 1000 Valentina, aspetto 1100. Elena, Elena 1100, aspetto 1200. 1200 Valentina, aspetto 1300. 1300 Elena, Elena 1300, aspetto 1400. 1400 confermati, 1400 confermati. 1400, aspetto 1500. 1.400 Valentina, 1.400, 1.500 Paola, Paola 1.500, aspetto 1.600, Valentina, Valentina 1.600, Valentina 1.600, aspetto 1.700, aspetto 1.700, altrimenti aggiudico a Valentina 1.600, 1.600 per la prima, sto battendo, 1.600 per la seconda, 1.700. 1.700 Paola, Paola 1.700, 1.800 Valentina, Valentina 1.800, aspetto 1.900, 1.800 Valentina, aspetto 1.900, 1.800 Valentina, se sta bene a tutti aggiudico a 1.800 a Valentina, sto battendo, 1.800 per la prima, 1.800 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, Valentina 1.800, 74. Eso Peluzzi, per esempio, 1950, disegno su carta, 200 euro da confermare al banco. 200. Il banco aspetta 200, conferma della base d'asta. 200. 8 numero 75, sempre Eso Peluzzi, angolo di Bardonecchia, pastelli su carta. Opera firmata in basso a destra, 2,50 da confermare al banco, 250, 2,50. Lotto numero 70, ancora Eso Peluzzi, ritratto di ragazzo 1960, carboncino su carta, esposto nel 71 Galleria Civica d'Arte Moderna, Associazione Amici Torinesi d'Arte Contemporanea, 250 euro da confermare al banco, 150. 150. Successivo, lotto numero 78. Eso Peluzzi, autisti e conducenti e loro vittime, volto di donna, ristorante Aurora Roccaverano. Sono dei disegni, 200 euro tutti e quattro, 200, 200, 79. Eso Peluzzi, il castello di Dogliani, 1968, 150 euro da confermare al banco, 150, il banco aspetta 150. Lotto numero 80, Eso Peluzzi, Caino e Abele, olio su tavoletta, bozzetto per le storie degli affreschi a tema biblico, viene messo in gara a 300, 350, 400 Sant'Agostino, aspetto 450 Elena. 400 Sant'Agostino, 450 Sant'Agostino, aspetto 500, 450 Sant'Agostino, chi offre 500? 500 per Elena, Elena 500 per Elena, 500 Elena, aspetto 550, 550 Paola, per Paola 550, chi offre 600? 600 Elena, Elena 600, 600 per Elena, 600 Elena, chi offre 650? 6,50 Paola, Paola 6,50, aspetto 700, 700 Elena,
700 Elena, Elena 700, 700, 750, 750, 800, 800, 8,50, 8,50, è fessurato, è il quadro, 8,50 per te. 900, Elena, Elena 900, 900 Elena, 900 Elena, 900, magari scriverlo, 900 Elena, 900 Elena, 900 per Elena, aspetto 9,50, 900 Elena, se non vedo altre offerte aggiudico a Elena 900, 900 per la prima, 900 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 81, Esope Luzzi, disegno per affresco violinista nuda, 1927, 150 euro da confermare al banco, 150, 150. Lotto numero 82, Esope Luzzi, Parigi, Pont Saint-Michel e Montmartre, 1936, olio su faesite, 400, 400 per il banco, banco 400, banco... Per il banco 400, 400, 450 Sant'Agostino, 450 Sant'Agostino, 450 Sant'Agostino, se non vedo altre offerte aggiudico a 450 Sant'Agostino, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino, Paola, 83, Esope Luzzi, studio 3, china e acquarelli su carta, 150, 200 per il banco, banco 200, del banco 200, Elena 250? Sono arrivati a 200, dobbiamo fare 250. Sì, 250. 250 Elena, Elena 250, 250 Elena, 250, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Elena. 84, Mario Gachet, paesaggio lacustre, olio su tela, 600 euro da confermare al banco, 600, il banco aspetta 600, conferma della base d'asta, 600, 600, lotto numero 86, 85, 85, pittore non identificato, paesaggio con pastore egregio, olio su tela, 200 euro da confermare al banco, 200, 200, Sant'Agostino, 200, 200, 200, 1, 2, 1, 2, 250, 250 qui, Sant'Agostino, 250, Sant'Agostino, 250, aspetto 300, 250, Sant'Agostino, aspetto 300, 300 per Fiola, Fiola 300, per Fiola, 300 Fiola, 300 Fiola, 3,50 Sant'Agostino, 3,50 Sant'Agostino, 3,50 per Sant'Agostino, 400 per Fiola, Fiola 400, per Fiola 400, 400 Fiola, 400 se non vedo altre offerte aggiudico a Fiola, 4, sto per battere, 400, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Fiola, 86. Pittore anonimo, paesaggio con casa e alberi, olio su tavola, 50 euro per il banco, banco 50, per il banco, 50 banco, 50, 50, 1, 2, 1, 2, 100, 100 Sant'Agostino, Sant'Agostino 100, 100, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino, 87, Giovanni Colmo, paesaggio con baita, olio su tavoletta, 150, 200, 200 per me, banco, 200 per il banco, 250, 200 banco, per il banco, 200 banco, banco 200, 200, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 88, Mario Gachet, in Val Soana, olio su cartone prestato, 200 euro per il banco, banco 200, banco, per il banco 200, 200, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco.
89, Metello Merlo, nevicata ad Usseglio, 1929, olio su tavoletta, 400, 450, 500 per il banco. Banco 500. Per il banco 500. 500 banco. 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Banco. Lotto numero 90. Sempre di Metello Merlo, neve sul torrente del 27, autentica di Donatella Merlo su fotografia. 300 euro da confermare al banco, 300, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300. Pietro Piacenza, veduta, tempera su cartoncino, viene messa in gara a prezzo di base d'asta di 50, 100, 100, 100. Se non vedo altre offerte, aggiudico a 100, 100, 150 sala. 150 sala, 150 per la sala, 150, 1, 2, 1, 2, 3. Signora non ha la paletta? Allora, se va in fondo se la fa assegnare e così le possiamo fare l'aggiudicazione. Grazie. Il 91. Lotto numero 92. Oreste Pizio, paesaggio con figura femminile, olio su tavoletta, l'opera presenta al retro il bozzetto di un secondo dipinto, 400 euro da confermare al banco, il banco aspetta 400, conferma della base d'asta, 400, 400, lotto numero 93. Benedetto Ghivarello, Sinfonia di Rossi, olio su cartoncino, 100 euro per il banco, banco 100 per il banco, banco 100, 100, 100 per la prima, 100 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, lotto numero 94. Benedetto Ghivarello, Lago di Viana del 53, olio su tavoletta, viene messo in gara a 50 euro offerti al banco. 50 banco per il banco 50. 50 banco per il banco 50. 50. 50. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 95. Benedetto Ghivarello, paesaggio del 37, 50 euro offerti al banco, 50 banco, banco 50, per il banco 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 96. Simone Salassa, un'attribuzione, risveglio, olio su tavoletta, perché data, datata, intitolata, localizzata a retro, 300 euro da confermare al banco, 300, 300. 97. Domenico Valinotti, paesaggio, primi decenni del Novecento, olio su tavola, 2,50 confermati al banco, 2,50 per il banco, banco 2,50, banco 1, 2, 1, 2, 3. 98. Bartolomeo Piovano, paesaggio innevato, olio su cartoncino, 300 euro da confermare al banco, 300. 99. Silvio Consadori, neve a Bardonecchia, 1970, olio su tela, 350 euro da confermare al banco. Il banco aspetta 3,50, conferma della base d'asta. 3,50. Lotto numero 100. Silvio Brunetto, catena del Monte Bianco, 1980, olio su cartone telato. 300 euro confermati al banco, 300 per il banco, banco 300. 300, sto per battere, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 101, pittore non identificato, torrente a Boves, 1981, la data, 50 euro offerti al banco, 50 banco, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. 102, Gianni Rovero, paesaggio, olio su cartone, 50, 100, 150 per il banco, banco 150, banco, per il banco, 150, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lotto numero 103.
Ottorino Campagnari, Monte Bianco, Valle d'Aosta, Oglio su Masonite, questo bel paesaggio con arretro il bianco, 300 euro confermati al banco, banco 300 per il banco, 300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 104. Pettigiani, paesaggio, tecnica mista su carta, 300 euro da confermare al banco, 300, 300. Lotto numero 105. Giovanni Balanzino, grano maturo 1969, olio su masonite, 50-100. 100 per il banco, banco 100. Per il banco, 1-2, 1-2, 1-2, 106. Gioacchino Novaris, Cesana, olio su tavoletta, 50-100-150. 100, Valentina 200. 200 per Valentina, telefono, 200 al telefono, 200, 1, 2, 200 al telefono, non va bene? 250, 250 per Paola, Paola 250 per Paola, aspetto 300, 250 Paola, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Paola, 107. Teonesto De Abate, paesaggio montano 1949, tempera su carta, 50 per il banco, banco 50 per il banco, banco 50 per il banco, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 108. Pittore anonimo, stradina tra alberi del 1920, acquerello su carta, 50 euro da offrire al banco, il banco aspetta 50. Aspetta 50. Lotto numero 109. Pittore non identificato, paesaggi con piccoli aerei, 50 euro confermati al banco, 50. 50. 50, 1 2 1 2 1 2 3. 110. Merlo, piccoli ippocastani, Villa Ferrari, olio su cartone, 200 euro da confermare al banco, 200. 111. Carlo Terzolo, albero in fiore 1941, olio su tavoletta, 250 euro da confermare al banco, 250. 112. Pittore non identificato sulla Ceronda 1881, olio su compensato, 50 euro offerti al banco, 50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 113. Enrico Gamba, veduta con architettura e figura alla caccia, una coppia di vedute da mettere vicino, 600 euro, 600. 114. Romolo Garrone, Castello 1930, 50-100-150 per il banco, banco 150 per il banco, banco 150, 1-2-1-2-1-2-3. 115. Romolo Garrone, Ponte sul Po, olio su cartone, 50-100 euro, 100 per il banco, banco 100, 100, 1-2-1-2-1-2-3. 116. Romolo Garrone, paesaggio innevato, olio su tavoletta, 50-100-150, 200 per il banco, banco 200, Elena 250, 250 Elena, Elena 250. 250, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Elena. 117. Romolo Garrone, aratura, giugno 1940, 50 per il banco. Banco 50, 50, 1, 2, 1, 2, 100. Sant'Agostino, Sant'Agostino 100. 100 per Sant'Agostino, 100. 1, 150, Sant'Agostino. Sant'Agostino 150, aspetto 200, altrimenti aggiudico a 150, sto battendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 150. 118, Romolo Garrone, Valdieri,
Il vecchio mulino, 1948, 50, 100 euro, 100, 100, 100, 100, Sant'Agostino, 100 per Sant'Agostino, 100, 1, 2, 1, 2, 3, Sant'Agostino, 119, Romolo Garrone, paesaggio montano con fiume, olio su cartone, 50, 100, 150 per il banco, banco 150 per il banco, 150, 150, 150, 200, Sant'Agostino, 200, Sant'Agostino, 200, se non vedo altre offerte aggiudico a 200, 250, Sant'Agostino, 250, Sant'Agostino, 250 per la prima, 250 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 250, 120, Romolo Garrone, torrente in Val Chiusella, 1940, olio su cartone, 50, 100, 150, 150 per il banco, banco 150, se non vedo altre offerte aggiudico al banco a 150, sto battendo, 1, 2, 1, 2, 3, 150, 121, ancora Romolo Garrone, Pinerolo Mirandolo, 1942, olio su tavoletta, 50, 100, 100 banco, per il banco 100, banco 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 122, Romolo Garrone, Valdieri del 53, olio su cartone pressato, 50, 100, 100 banco, per il banco 100, 100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 123. Giacomo Gandhi, le nipoti o le cugine in conversazione, tempera su tela, 300 euro da confermare al banco, 300. Il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300. 124. Sempre di Giacomo Gandhi, piccola vecchia, acquarello su carta, esposto nel 63 alla mostra di Gandhi a Savigliano, 200 euro da confermare al banco, 200, 125, vecchia filatrice, sempre di Giacomo Gandhi, acquerello su carta, esposto sempre nel 63 a Savigliano, 300 euro da confermare al banco, 300, 126, Giacomo Gandhi, monaca intenta nella lettura, esposto sempre a Savigliano nel 63, 300 euro da confermare al banco, 300, 127, Giacomo Gandhi, lettura all'aperto, 300 euro da confermare al banco, 300, 128, Giacomo Gandhi, ritratto di giovane donna, 200 euro da confermare al banco, 200, 129, Giacomo Gandhi, ritratto di cugina o nipote, 63, esposto a Savigliano, 200 euro, 130, Giacomo Gandhi, ritratto di cugina sempre o nipote del 63, esposto nel 63 a Savigliano, 200 euro, 200, 131, Giacomo Gandhi, profilo di ragazza, 200 euro da offrire al banco, 200, 132, Giacomo Gandhi, zingara, acquerello, 200 euro, 133, Mario Giansone, lotto di 6 opere, misure variabili, 500 euro tutte 6, 500, il banco aspetta, 500, 134, Alberto Rossi, Lago di Como, olio su tavola, 500 euro offerti al banco, 500 banco, per il banco 500, 500, 1, 2, 1, 2, 135, Paul Savigny, paesaggio con barca, 700 euro offerti al banco,
700, 750, Sant'Agostino, aspetto 800. 800 al telefono, per il telefono 800. 800 telefono, 800. 8,50 a Sant'Agostino, Sant'Agostino 8,50, aspetto 900, confermati 900 al telefono, 900 al telefono, aspetto 9,50, altrimenti aggiudico al telefono, 900 al telefono, 900, sto battendo, 900, 9,50 a Sant'Agostino, 9,50, 1000 telefono, 1000 telefono, per il telefono 1000. 1000 sto battendo, 1000 per la prima, 1000 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1000 telefono, 136. Pittore anonimo, gondoliere, XX secolo, tecnica mista, 300 euro da confermare al banco, 300, 300, il banco aspetta 300, conferma della base d'asta, 300. 137, Celestino Gamba, Venezia, olio su cartoncino, 50, 100, 150 per Elena, 200 Valentina, Valentina 200, 150 per Elena, 200 per Fiola, aspetto 250 da Elena, 200 per Fiola e Venezia, 200 Fiola. 200 Fiola e un quadro di Venezia, è pochissimo. 200 Fiola, 200 Fiola, 200, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Fiola. 138. Celestino Gamba, lei dà il cigno, olio su tavoletta, 300, 350, 400, 450, 500 per Elena. 5,50 a Sant'Agostino, aspetto 600, che offre 600. 5,50 a Sant'Agostino, aspetto 600 dai telefoni. 5,50 a Sant'Agostino, 5,50 per la prima, 5,50 per la seconda, sto battendo. 1, 2, 1, 2, 3. Paola. Bene. Lotto numero 139, pittore anonimo, lavoro nei campi, 1000 euro da confermare al banco, 1000, il banco aspetta 1000, conferma della base d'asta, 1000. 140, Galileo Chini, Marina, olio su tavoletta, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1300, 1300 è mio, 1300 è banco, 1300, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, banco. Era suo? Sì. 141, scusate, 141, Pompeo Mariani, ritratto a Bordighera, pastelli su carta, viene messo in gara a 800, 850, 900 per Valentina, 900 Valentina, chi offre 950, 950 Elena, aspetto 1000, 1000 offerti, 1000 per Valentina, aspetto 1100, 1100 confermati, 1200 confermati, 1200 confermati, aspetto 1300, 1200 confermati, 1200 Valentina, 1200 per la prima, 1200 per la seconda, 1, 2, 1, 2, 3, 1200 Valentina. 142, Vincenzo Gemito, studio per il monumento, 1916, matita su carta, 400 euro confermati al banco, 400 per il banco, banco 400. Per il banco 1, 2, 1, 4,50, Sant'Agostino, Sant'Agostino 4,50, 4,50, 4,50, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4,50, web. 143, pittore anonimo, XIX secolo, viene messo in gara spiaggia, olio su carta, lacerazione della carta, 50-100. Mi sa che sarà l'unico modo per vedere la spiaggia quest'anno d'inverno tramite i quadri. 100, 100, 100,
100, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 144. Giacomo Grosso, Natura morta con Brocca, ciliegia e pane, Cambiano 1910. Viene messa in gara a 3,50, 400, 4,50. 4,50 banco. Banco 4,50 per il banco. 1, 2, 500 Sant'Agostino. 500 Sant'Agostino. 500, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ancora 145, Romano Reviglio, Natura morta con binocolo e vaso di fiori, 400 per il banco, 400, aspetto l'offerta, aspetto 400. 146, Agostino Bosia, vaso di fiori, olio su tela, 600 euro, aspetto la conferma della base d'asta di 600 euro, 600. 147, Ottorino Campagnani, vaso di fiori, olio su tavola, 250 euro, la conferma della base d'asta, 250. 148, Guido Tallone, Bruno pescava, io dipingevo, 800 euro, la conferma della base d'asta, 800. 149, Belarona, Natura morta, olio su tavola, 500 euro offerti al banco, 500, 500 per il banco, 500, 500, 1, 2, 1, 2, 3, banco, 150, Didi Frizioni Casale, coppia di dipinti con vaso di fiori, 400 euro da confermare al banco, 400, 151, Golia, Eugenio Colmo, vaso di fiori, acquarello su carta, 100 euro da confermare al banco, 100. Bene, ci diamo appuntamento a domani pomeriggio alle ore 16 per continuare l'asta dei dipinti, quindi ancora martedì e mercoledì dipinti, giovedì arti decorativi, arti decorative e argenti. Poi vi ricordo che le aste saranno sempre alle ore 16, sia queste che ancora le successive 177, 178, 179, 180, sempre alle ore 16. Siamo aperti, vi aspettiamo, è possibile vedere tutti i lotti in esposizione. Grazie e a domani pomeriggio alle ore 16. Grazie.